Ciao a tutti e ciao a tutte, oggi un unboxing di prodotti di belle arti. Ho scoperto questo sito grazie ad una nostra follower e il sito in questione è Amicucci Belle Arti, il sito è www.amicucci.it, il negozio è un grandissimo negozio fisico che si trova ad Urbino e spedisce in tutta Italia. Le spese di spedizione variano a seconda del peso, partono da una base di 5,90 euro. Io ho speso 40 euro per quello che vi mostrerò. Bando alle ciance e facciamo subito l'unboxing. Allora, togliamo questo foglio perché è quello dove c'è il dettaglio di tutto quello che ho ordinato. Usiamo questo cutter e tagliamo via lo scotch. La scatola è molto ben chiusa. Adesso vediamo i prodotti che ci sono all'interno. Oh wow, bene, sono contento di vedere del packaging fatto con la carta riciclata da altre cose invece di plastica su plastica. È una cosa fantastica. È un giornale, quindi buttiamo via. Ecco, vediamo già il primo prodotto. Immaginerete che tutti questi prodotti di belle arti che ho acquistato abbiano a che fare con gli acquerelli. Ebbene sì, sono acquerelli. In questo caso ho preso questo piccolissimo set di 12 colori di Le Franquembourgeois, che faremo un video prossimamente e ne valuteremo anche le qualità. Ma soprattutto mi è piaciuto molto per la scatola, anzi vi faccio uno sneak peek dentro, così vi faccio vedere com'è, perché è molto carina, compatta. Ecco qua, sneak peek, lo vedremo in futuro in un video. Quindi questo set da 12 di Le Franquembourgeois, 11 euro e qualcosa, meno di 12 euro. Poi ancora della carta, non c'è nient'altro perché tutto il resto delle cose che ho ordinato è qui in questa scatola, ovviamente anche questa riciclata. Mettiamo la scatola da parte, vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, abbiamo altra carta riciclata, un tubetto di colore ad acquerello della My Berry Blue, azienda italiana. Preparerò un video anche sui loro acquerelli perché ho un mini set di 8 colori, quindi diciamo che potremmo anche valutarne assieme la qualità e le peculiarità. Ho preso questo tubetto da 12 ml di grigio di Payne, perché è un grigio un po' particolare, perché di solito questo colore viene fatto mescolando assieme più colori, mentre in questo caso, nel caso di questo colore della My Mary, usa un unico pigmento un po' particolare, si chiama Vat Blue 1, e quando lo vedremo assieme andremo a vedere di che cosa si tratta. Comunque questo è uno dei colori che ho preso. E poi, eccoci qua, ho acquistato altri Romance Mall. Vi ricordo che nel video che avete visto qualche tempo fa, il set da 12 colori della Romance Mall mi è stato inviato gentilmente, gratuitamente, dall'azienda Romance Mall. E, dato che quando ho scelto quei 12 colori non pensavo di ricevere gratuitamente, quindi avevo fatto dei conti sulla spesa che avrei dovuto affrontare, quindi non mi sono spinto oltre i 12 colori perché mi sembravano più che sufficienti. Ma dato che quelli mi sono stati gentilmente omaggiati, ho deciso di acquistarne altri 4 per completare un po' la palette e aggiungere qualcosa di ancora più specifico per renderla ancora più versatile. Ho preso questo colore qui, che è un Pearl Scarlet, credo PR 255,
come pigmento. Questo qui è un Perilin Maroon. Tra l'altro, seguendo uno dei commenti che era sul quel video di Roman Small, una ragazza, adesso non ricordo il nome, ti chiedo scusa perché sto facendo l'unboxing in maniera molto spontanea e quindi non mi sono preparato prima. Comunque, una nostra follower aveva scritto: ah, carina la scelta di mettere i colori Perilin all'interno della palette, e avevo appunto il Perilin Green e il Perilin Violet e mancava il Perilin Maroon, quindi ho deciso di prenderlo perché così ho tutti e tre i Perilin. Poi ho preso lo Shadow Violet. Ah, ok, questo Perilin Maroon è un PR179, il tipico pigmento rosso 179 con il quale ho fatto il Perilin Maroon. E poi c'è lo Shadow Violet, che è un'altra variante del Persbisca Violet che abbiamo visto nei Roman Small, e entrambi questi due colori somigliano molto al Moon Glow di Daniel Smith. Ovviamente la formula è un pochettino diversa, e dato che questo è un pochettino più viola rispetto al Persbisca Grey, quello che è, ho deciso di prendere anche questo. E poi, dato che come colore naturale nei 12 colori avevo solo chiesto il Burnt Sienna, ho deciso di prendere anche il Burnt Amber, e questo qui è sempre un PR101. Direi che per oggi quello che ho acquistato, ve lo faccio vedere tutto qui, è tutto qui. Anzi, sapete cosa faccio? Approfitto di questo video, e dato che ho notato, veramente lo sapevo già prima quando l'ho acquistato, che in questo set ci sono sia il Paints Grey che il bianco, e dato che io il bianco non lo uso mai, pensavo di aprire, tirare via la cialda, perché tanto questa è estrusa, quindi non è un colore versato all'interno del Godin, e di versarci dentro subito. Ecco fatto. Mettiamo via il bianco del Franck-Bourgeois nella scatola, che vedremo prossimamente quando farò l'unboxing e il video dello scuolo. Thank you.
appuntamento al prossimo video. Spero che questo piccolo unboxing di materiale artistico vi sia piaciuto. Spero che ritornerete sul canale per vedere come metteremo all'opera tutti questi colori. E appunto vi ricordo che se non siete iscritti al canale di iscrivervi, di fare mi piace se vi è piaciuto il video, di condividerlo con i vostri amici sui vostri social, darci un pollice in su perché ci aiuta a crescere. E come vi avevo promesso, oggi salutiamo una persona dei nostri follower, in particolare salutiamo la nostra amica da Londra, Giulia De Santis. Ciao, un bacione! Ciao a tutti, alla prossima!